Ben ritrovati a tutti gli amici per questa seconda occasione che ci viene offerta dalla pagina di Facebook Focus 3.0, Il mistero della vita. Queste sono le pillole di benessere quotidiano nei giorni del coronavirus e come potrete vedere forse nella presentazione che è stata fatta sulla pagina, noi scriviamo ben essere, essere con la E maiuscola perché ha un significato particolare per noi, questo scritto in questo modo, il benessere. Noi ci siamo salutati la volta scorsa parlando delle caratteristiche necessarie alla costituzione del SOC, Sense of Coherence, il senso di coerenza di Antonovsky, utile ad affrontare meglio le difficoltà più estreme della vita, difficoltà come questa che stiamo vivendo in questi giorni, e quindi difficoltà estreme, effettivamente. Tra queste caratteristiche noi ci siamo soffermati in particolare sugli aspetti legati al contagio psichico, di cui siamo facilissimo bersaglio ormai da moltissime settimane, e sulla necessità di passare all'azione, quindi queste due cose. Sottrarsi al contagio psichico e passare all'azione per riprendere in mano il timone della nostra barca e così impedirci di andare alla deriva mentre siamo chiusi dentro le nostre case, il che è paradossale. Tutto questo lo ritrovate facilmente sia sulla pagina Facebook sulla quale mi state seguendo adesso e sia sul canale YouTube di Focus 3.0, Il mistero della vita. Inoltre lo trovate sulla mia pagina Facebook. È sufficiente digitare su Facebook Enrico Ruggini e compare la mia pagina. Allora, come già vi ho suggerito la volta scorsa, preparate i telefonini, per fare una foto di alcune cose che vi mostrerò in video. Anzi, ciò di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ha preso spunto da una diretta sempre su Facebook del dottor Marco Moretti, il quale ne ha fatta anche un'altra oggi di diretta, molto interessante. E il piccolo lavoro di visualizzazione che abbiamo svolto insieme al termine della pillola numero 1 della volta scorsa è tratto da un suo volume che la volta scorsa io non avevo con me, ma che oggi vi posso mostrare e ve lo mostro molto volentieri. Così voi siete in grado adesso di fare la foto di questa immagine. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Non è questa. Allora, questa è l'immagine. Ecco qui. Vedete il libro di Bhushan Marco Moretti. Bhushan è il nome Sanyasi che lui aveva assunto nel periodo in cui ha pubblicato questo libro, La promessa di ciò che puoi essere. Basta digitare Marco Moretti sopra Facebook per trovarlo. Lui vive e lavora a Bologna e troverete facilmente sia quell'intervento che lui fece la volta scorsa che quello di oggi, entrambi molto interessanti. Allora, quella della volta scorsa è stata la pillola numero uno e questa è la seconda. E io vorrei aprirla, anzi svolgerla, leggendovi la riflessione che una persona che mi è veramente molto cara e che stimo moltissimo ha pubblicato anche lui sulla sua pagina Facebook, della quale poi vi mostrerò il link alla fine, così che possiate rileggere questo scritto, possiate condividere questa riflessione, possiate regalarla. E se volete anche stamparla e tenervela. Questa persona è Piero Ferrucci, è un decano dell'Istituto di Psicosintesi, è uno di coloro che hanno potuto accogliere direttamente gli insegnamenti di Roberto Assagioli, che è il fondatore della psicosintesi. Per chi non lo conosce, Piero Ferrucci ha scritto libri bellissimi, pieni di ricchezza interiore, offerta generosamente, soprattutto con immediatezza, con facilità, con la capacità rara di rendere accessibili a tutti anche concetti non così semplici. È una di quelle persone che io amo molto perché è capace di comunicare la bellezza e di farlo senza sforzo, soprattutto per chi lo legge, ma è ancor più capace
di farti sentire alla fine della lettura come più ricco, più forte, più sano, più vitale. È inutile dirvi che ve lo suggerisco e poi vi mostrerò anche alla fine di questa lettura che farò adesso un volume dal quale intendo nei prossimi incontri trarre degli esercizi che faremo insieme. Lui, scrivendo su questa pagina, sulla sua pagina Facebook, ha intitolato questa sua riflessione Strumenti per l'emergenza, scritta appositamente per questo momento in cui ci troviamo chiusi in casa e sofferenti per questa forma di divieto costante che ci è imposto dalla situazione sanitaria. Dice Ferrucci, in questi giorni di difficoltà mi sono venute in mente le altre emergenze mondiali attraverso cui sono passato nella mia vita. E qui le elenca: la crisi dei missili di Cuba nel 1961, quando eravamo sull'orlo della guerra nucleare. Ero al liceo e, arrivato a scuola, notai che c'erano vari compagni raggruppati che parlottavano, preoccupati. Presto capii che stava succedendo qualcosa di grosso. Fui assalito da un senso di ansia. Tutte le persone della mia generazione si ricordano del momento in cui hanno sentito che il presidente Kennedy era stato ucciso e con lui moriva un sogno. Era il 1963. Ancora l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, 1968. Ero all'aeroporto di Atene e vidi B-52 americani in allarme che facevano le manovre. E poi la crisi del petrolio nel Medio Oriente e le domeniche a piedi, 1973. Chernobyl, la nuvola radioattiva spostata qua e là dal vento che avanzava minacciosa sul nostro continente, 1986. La guerra in Bosnia, quando vedevamo gli elicotteri d'attacco Apache volare sulle nostre teste diretti verso il vicino est, 1995. E chi dimenticherà mai l'11 settembre 2001? Ancora la guerra in Iraq, la seconda guerra in Iraq, per liberarci dalle armi di distruzione di massa, 2004. La crisi economica del 2008. Un paio di estati torride, oltre ogni record, in cui ci sentivamo finire arrosto. In ognuna di queste emergenze mi sono accorto che il grande disagio che provavo non era solo il mio, ma di tutti. Erano ondate di angoscia nell'inconscio collettivo, fantasie di distruzione, di guerre, di epidemie, di rovina. Era la fame originaria che spingeva la gente a svuotare i supermercati. Era l'angoscia di fronte a qualche cosa di inevitabile, immensamente più forte di ognuno di noi. Nel caso presente è anche lo sgomento davanti a una forza impersonale, invisibile, incomprensibile, che avanza senza tregua, peggio che un film di fantascienza. C'è pure il desiderio di trovare subito il colpevole. La caccia all'untore. Sono emozioni che si agitano nel profondo inconscio dell'umanità e che quando emergono si fanno sentire in tutta la loro potenza e si insinuano in ogni spiraglio della nostra vita quotidiana. Pensando alle emergenze vicine e lontane, mi accorgo che questi momenti hanno la facoltà di aprire una finestra su parti di noi stessi con cui di solito non entriamo in contatto. Gli aspetti primordiali di un'umanità che nella sua storia ha attraversato ogni sorta di carestia, guerra, peste, invasioni, e queste esperienze sono rimaste nella memoria collettiva. Ma, come vedremo, possono venire alla luce anche le tendenze generose e creative, il meglio di noi. La scuola a cui appartengo, parla sempre Ferrucci, la psicosintesi insegna a vedere il momento presente come un'occasione per imparare e per scoprire nuove risorse. Siamo tutti allievi alla scuola della vita. L'unico fattore nelle complesse interazioni della vita che abbiamo veramente il potere di cambiare è noi stessi. L'unico fattore che abbiamo veramente il potere
potere di cambiare è noi stessi, ciò che facciamo con la nostra mente. Marco Aurelio, qui cita Marco Aurelio, per qualcuno che non lo dovesse conoscere, è stato un imperatore romano, quello che si definisce un sovrano illuminato, fu anche un filosofo ed è famoso per i colloqui con se stesso, sono bellissimi da leggere. Ferrucci cita Marco Aurelio, il quale sostiene: tutto è opinione e questa è in tuo potere. Rinuncia quando vuoi a quell'opinione. E una volta che hai doppiato questo scoglio, troverai subito un mare tranquillo e un rifugio sicuro. A proposito di quello che diceva subito sopra Ferrucci, ogni evento di ogni giorno è definito e colorato dalla nostra mente. Questo è un punto molto importante. Mi ci soffermo prima di continuare la lettura, questa bella lettura di Piero Ferrucci, perché vedete, siamo veramente noi a che abbiamo il potere di colorare in meglio o in peggio, in chiaro o in scuro, in cupo o in luminoso, quello che succede nella nostra vita. È ciò che facciamo con la nostra mente delle cose che incontriamo che determina come noi viviamo. E in questo momento in cui siamo così esposti al contagio psichico a cui ho fatto cenno di più la volta scorsa, noi possiamo usare la nostra mente nel modo migliore, possiamo essere accorti nel modo in cui noi coloriamo questa vicenda che stiamo vivendo. Dice Ferrucci: io credo che il miglior punto di partenza sia di riconoscere dentro di noi, in maniera onesta e spassionata, le nostre reazioni di ansia, di angoscia per noi stessi, il nostro futuro, per i nostri cari, per la nostra società. Attenzione a non identificarsi con queste ondate di panico e di abbattimento. Un'emergenza cambia i nostri rapporti con gli altri, cambia come ci sentiamo nella nostra pelle, come vediamo il futuro, e questo tanto gradevole non è, ma è la realtà, e di questa dobbiamo essere consapevoli. È quello di cui parlavamo la volta scorsa quando parlavamo di comprendere quello che ci succede. Questa è la nostra realtà. Fatto questo, dobbiamo anche vedere quali sono le nostre strategie abituali per affrontare le ansie del nostro presente. Allora, lui dice: i più sinceri sono forse i fobici, sono sempre impegnati a lavarsi le mani, a disinfettarsi. Poi ci sono gli spavaldi. Ah, è poco più di un raffreddore, e gli spavaldi si espongono più degli altri. E noi qui purtroppo abbiamo dovuto leggere, perché arrivano questi messaggi, WhatsApp, Facebook, di persone che facevano queste affermazioni, e di queste persone abbiamo poi letto i necrologi dopo pochi giorni. Poi ci sono i depressi, i quali si vedono già in camera di rianimazione oppure immaginano le bare accatastate. Ci sono gli speranzosi che cantano e suonano dai balconi: andrà tutto bene. Poi ci sono i complottisti, i quali affermano: è stata la CIA, sono molto sicuri di quello che dicono. E i profeti vedono questa come una situazione in cui ci saranno meravigliose trasformazioni sociali. Mi sento, dice Ferrucci, e io con lui, in più di una di queste categorie, non in una sola, in più di una. Queste reazioni spesso sono giustificate e hanno una loro funzione, ma sono anche dei meccanismi di difesa che adottiamo per proteggerci da emozioni intollerabili come quelle che stiamo vivendo. Va bene anche questo. Dopo un'occhiata onesta dentro noi stessi, possiamo affrontare, dice Ferrucci, la parte più interessante. La quiete obbligatoria ci mette faccia a faccia con la nostra solitudine. Credo che la sfida più forte di questo periodo sia che siamo rimandati a noi stessi, ricordando che molti già da prima erano soli. Nella solitudine possono avvenire varie scoperte o riscoperte, non ultima quella dell'interiorità, da una parola che
si usa molto in psicosintesi. Ma questa dimensione è spesso maltrattata nello stile di vita contemporaneo, sempre così affollato di impegni, informazioni, comunicazioni. Ora c'è un'occasione per riconquistarla, per riconquistare l'interiorità. E questo è un grande bene, perché il mondo interiore, i nostri pensieri, i nostri sogni, le nostre intuizioni, sono miniere alla nostra portata. Imparare ad essere soli vuol dire imparare ad essere più forti. C'è anche la riscoperta degli altri. Credo di andare sul sicuro dicendo che in questi giorni amici che non sentivate da tempo si sono fatti vivi per avere vostre notizie. Proprio oggi io ho ricevuto un messaggio augurale per la Pasqua da un mio allievo di lingua, un mio allievo tedesco, a cui io insegnavo l'italiano almeno 35 anni fa, 30-35 anni fa. E oggi si è fatto vivo per sapere come stavo e per augurarmi buona Pasqua, dopo tutti questi anni. Sì, c'è un bisogno di aggregazione, di calore, di partecipazione. In certi casi c'è un desiderio di aiutare e di contribuire come si può al benessere degli altri. C'è compassione, c'è gentilezza, cioè il meglio della natura umana. Per esempio, in molti condomini le persone più giovani si offrono di fare la spesa per i più anziani. Poi ci sono i campioni olimpionici, li chiama lui, medici, infermieri che lavorano in trincea, e oltre a loro tutti quelli che lavorano a contatto col pubblico. Per persone così non si può che avere ammirazione e gratitudine, perché esprimono il meglio dell'umanità. Spesso si vede all'opera un fenomeno che di recente è stato studiato a fondo. È la reazione tend and befriend, che arriva nelle emergenze. Secondo questo punto di vista, nelle emergenze si attivano due possibilità opposte. Una è quella dell'aggressività. Sale il testosterone e si diventa più combattivi. L'altra invece è quella di tend and befriend, prendersi cura ed essere amici. In questo caso si attivano solidarietà e socialità e salgono ossitocina e serotonina, che sono due sostanze che fanno benissimo all'umore. Quindi, attivandosi per prendersi cura degli altri ed essere amici, e attivare solidarietà e socialità, fanno salire sostanze che ci fanno molto bene all'umore. È un'antica reazione che ci ha permesso di aiutarci l'un l'altro a sopravvivere a molte spaventose tragedie. Qui Ferrucci passa a parlare dei valori. I valori sono rigeneranti. Tutti ne abbiamo bisogno, però questo aspetto dei valori io lo riprendo più avanti, perché ho spostato, in fondo a questa lettura, ho spostato un esercizio che lui propone, che faremo insieme tra pochissimo. Dice Ferrucci che, fra l'altro, nel nostro isolamento noi possiamo attingere a immense ricchezze che sembrano aspettarci da sempre, con impazienza. E ora, forse, per esempio, è possibile leggere con tranquillità. La nostra lettura è così, in questi anni è diventata spezzettata. Noi non siamo più abituati alla magia della lettura profonda, ma siamo più abituati al ritmo nervoso, zigzagante, degli ipertesti e dei link. Lo stesso si può dire per la musica. Anche qui abbiamo a disposizione capolavori che possono arrivare a noi con un semplice click. I grandi esseri umani, questo è molto bello, che sono vissuti in altre epoche, in qualche modo ancora vivono fra noi e ci guidano con queste cose che ci hanno lasciato. E lui suggerisce, riguardo a questo, aggiungerei che è molto meglio essere ambiziosi e scegliere capolavori immortali, capaci di elevarci a un livello dove le cose attuali sono solo un lontano ricordo, e ci troviamo in una sfera molto più vasta e luminosa. Lui suggerisce basta con
col chiacchiericcio incessante di tutto ciò che ci distrae dall'essenziale. In questa situazione possiamo ritagliarci momenti in cui possiamo stare in contatto con l'essenziale. Leggere Marco Aurelio, Platone, ascoltare Bach, Mozart, Beethoven. Quale Beethoven sosteneva, la musica è l'incorporea via d'entrata al mondo della conoscenza superiore. Ma queste sono solo possibilità, ognuno ha i suoi gusti, ci sono anche i musei da visitare stando a casa, sui computer, senza la folla, coi cellulari in mano. Volete andare all'Ermitage, preferite la Cappella Sistina, niente di più facile, il Prado, eccolo, e via così. Secondo la scuola a cui appartengo, dice Ferrucci, la psicosintesi, c'è, qui mi soffermo un pochino di più, perché è importante, c'è una parte di noi, il nucleo che è chiamato sé, che non è toccato dallo scorrere del flusso psichico e fisico. Sensazioni, stati d'animo, pensieri, desideri si alternano, si combattono, si rincorrono dentro di noi in una continua fantasmagoria, ma il nostro centro, il nostro sé, rimane sempre uguale a se stesso. È al sé che in questi momenti bisogna ritornare, perché è il cardine del nostro essere. Lì siamo al sicuro, lì siamo protetti attraverso tutti gli eventi della vita umana. A costo di espormi a proteste o ironie, mi sento di dire: lì il virus non arriva. Si tratta di trovare e allenare la capacità di distanziarsi dallo scorrere delle proprie esperienze. Ci identifichiamo con ansia, col terrore, con le fantasie più nere? Ne siamo travolti. Ce ne distacchiamo e siamo liberi. Lo ripeto perché è importante. Ci identifichiamo col terrore, con l'ansia, con le fantasie più nere? Ne veniamo travolti. Identificazione? Venire travolti. Ce ne distacchiamo? Ci distacchiamo dalle fantasie più nere? Prendiamo distanza? Ne siamo liberi. A un livello più elementare questa capacità è stata dimostrata in studi recenti. Uno di questi studi, per esempio, è quello che divide le persone in tipi velcro e tipi teflon. Adesso voi ascoltate cosa ci dice Ferrucci e cercate di capire anche che tipi siete. I tipi velcro, si attaccano, si identificano alle loro emozioni e alle loro idee e non se ne liberano. I tipi teflon sono capaci di mollare la presa e lasciare scorrere tutto. Indovinate chi sta meglio. Adesso siamo quasi al piccolo esercizio che voglio fare con voi, che è di Ferrucci, è all'interno di questo testo, che poi dopo di cui io poi vi do il link. Torniamo al mondo interiore, che in questo periodo è, dice lui, la piattaforma più disponibile. La psicosintesi offre molte meditazioni e visualizzazioni. È un buon momento questo per sperimentare. Qui Ferrucci propone un semplice esercizio che può essere utile a tutti. È incentrato sul potere dei valori. I valori, dice Ferrucci, sono rigeneranti. Tutti ne abbiamo bisogno, tutti, ma li dimentichiamo facilmente. Alcuni studi hanno dimostrato che basta pensare al valore che ci sta più a cuore e affermarlo dentro di noi per evocare una reazione positiva in tutto il nostro organismo. Pensate, basta evocare dentro di noi, affermare un valore dentro di noi, affermarlo, il valore che ci sta più a cuore, che sentiamo più importante per noi. E questo fa
manifesta, sviluppa, fa nascere, accende una reazione positiva in tutto l'organismo. Pensate anche quanto è importante questo dal punto di vista della nostra capacità di affrontare situazioni come questa. Questo che propone è un semplice esercizio che può essere utile a tutti. Quindi io adesso vi invito a prendere una posizione comoda senza sentirvi rigidi, chiudere gli occhi, socchiudere le labbra in modo che le mascelle non siano contratte, sentire se ci sono tensioni nel corpo e immaginate di poterle sciogliere, queste tensioni nel corpo, e fate qualche respiro più profondo a occhi chiusi. Fate qualche respiro profondo con gratitudine verso i vostri polmoni che fanno il loro continuo e silenzioso lavoro. Adesso pensate al valore che vi sta più a cuore, per esempio la giustizia che agoniamo per tutti, deboli, potenti, ricchi o poveri, e che trasformerebbe il mondo, oppure la bellezza che rigenera le nostre vite, o ancora l'amicizia che è fatta di fedeltà, di lealtà. Oppure la salute non solo del corpo ma anche dell'anima. O l'amore, l'amore senza cui non si può vivere. Sceglietene uno, scegliete un valore, tra questi o anche altri, scegliete un valore. Sceglierne uno non vuol dire che escludete gli altri, c'è posto per tutti, ma uno alla volta, suggerisce Piero Ferrucci, uno alla volta, per piacere. Sceglietelo quello che sentite più importante per voi in questo momento. E immaginate di situare quel valore al centro del vostro essere. E poi ci riflettete per qualche istante, ma come cambierebbe la vostra vita, la vostra esistenza, se quel valore pervadesse tutta la vostra esistenza? Come sarebbe la vostra vita? E quali sono le ragioni per cui quel valore è così importante per voi? Rifletteteci un momento. Cosa vi promette questo valore? Come cambierebbe la nostra esistenza se quel valore la pervadesse tutta. Adesso lasciate che emerga alla vostra coscienza un'immagine che simboleggia per voi quel valore. Questa immagine può venire dal mondo umano o dal mondo della natura. Qualsiasi immagine va bene. Basta che sia convincente per voi, altrimenti lasciatene emergere un'altra. L'inconscio parla per simboli, è la lingua dell'inconscio. Accogliete questa immagine nel campo della vostra coscienza. Che simboleggia quel valore così importante per voi.
infine, affermate con un atto di volontà interiore il valore scelto. Affermatelo dentro di voi, l'importanza e la presenza di quel valore nella vostra vita, in modo che quel valore possa illuminare i vostri comportamenti e i vostri rapporti. Sentitevi riempire, pervadere completamente da questo valore. Mentre osservate dentro di voi l'immagine che lo simboleggia. Sentitevi nutrire da questo valore. E infine, con la stessa gratitudine con cui avete pensato ai vostri polmoni che lavorano ininterrottamente, fate un bel respiro profondo e riaprite gli occhi. Prima di concludere, brevemente, voglio mostrarvi due cose, due immagini, di nuovo, se volete approfittarne per fare una fotografia. Questo è il libro di Piero Ferrucci, dal quale intendo, nelle prossime occasioni in cui ci sentiremo, da cui intendo trarre alcuni esercizi per cui potete fotografarlo, Piero Ferrucci Crescere, e vi mostro anche il link sul quale, eccolo qua, questi sono due link, se volete approfittarne per fare una fotografia, e quello più in alto è il link che rimanda alla lettura che ho fatto con voi oggi, e quindi alla pagina di Piero Ferrucci. Il secondo link me lo hanno inviato, è molto interessante perché raccoglie tutte le opportunità che ci sono oggi online per aiutarci a passare questi momenti difficili. Sono tutte raccolte in un unico link, quindi andate lì e trovate tutto, musei, cose offerte online, tutto quanto. Quindi potete approfittare di questi due link. E adesso vi voglio leggere brevemente una cosa che mi hanno mandato oggi su WhatsApp. L'ho un po' minimamente ritagliata per poterla leggere, ma l'ho trovata interessante e credo che ci possa offrire uno spunto di riflessione anche questo. Questo ignoto, non so chi sia perché non c'è una firma, dice: ci siamo addormentati in un mondo e ci siamo risvegliati in un altro, dove abbracci e baci sono diventati improvvisamente armi. E non visitare genitori e amici è un atto di amore. Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza e il denaro non hanno valore e non riescono a garantirti l'ossigeno per cui stai combattendo. E intanto il mondo continua la sua vita ed è bellissimo. Mette solo gli esseri umani in gabbia. Penso che stia mandando un messaggio all'uomo, a ognuno di noi, a te, a me. Non sei necessario. L'aria, la terra, l'acqua, il cielo, senza di te, stanno benissimo. Quando ritornerete, ricordate che siete miei ospiti, non miei padroni. L'ultima cosa che vi leggo
mi è capitata, c'è un libretto che si chiama Il cammino interiore, non so da dove vengano, me lo sono trovato in mano oggi mentre pensavo a questa nostra pillola, e c'è una benedizione gaelica che dice così, e ve la voglio offrire. Possa la strada venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo volto e la pioggia cadere dolcemente sui tuoi campi, e finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano. Qualunque sia il vostro Dio, mi è parsa una cosa carina con la quale salutarci. Ci vedremo il prossimo lunedì alle 15 con la prossima pillola di benessere. Un caro saluto dal vostro Enrico Ruggini.